Primo piano dedicato a Maxi Rodriguez, chiamato La Fiera, soprannome che gli aveva affibbiato il suo tecnico delle giovanili del Newell's, perché in campo già a 6-7 anni correva da tutte le parti, continua a correre anche da adulto da tutte le parti. Eccolo Mascherano, chiamato anche El Jefejito, e cioè il piccolo capo. Vecchio marchione delle aree di rigori, Van Nistelrooy, insomma, una serata di stelle. Come un indiano, Tevez, capace di bucare all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Come proprio in questa circostanza i difensori olandesi pensavano già di aver recuperato palla. Tevez però è piombato lì come un falco, come una pash, proprio perché in Argentina lo chiamano El Apache. Per via che viene da un quartiere, da un barrio molto pericoloso alla periferia di Buenos Aires, che si chiama per l'appunto Fuerte Apache. Van der Vaart. Ancora Van der Vaart. Subito un numero d'assist per lui, che ha già a 17 anni, quando esordì con la maglia dell'Ajax in prima squadra, insomma aveva queste movenze proprio d'artista, proprio come il suo omonimo, pittore rinascimentale. Giocatore capace quasi sempre di divertire divertendosi. D'altronde lo chiamano anche El Payajo, e cioè il pagliaccio, il payaso. E là, in zona bandierina, chi si presenta? Beh, naturalmente, dopo Gigio Riquelme.